Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera ancora, buona domenica e benvenuti a ETG. In apertura purtroppo una tragica notizia di cronaca, investito e ucciso oggi all'ora di pranzo a Borgo Panigale. È successo in via della Pietra, dove un uomo di 53 anni è stato travolto all'improvviso mentre si trovava sul marciapiede. Ancora in corso di fatto l'analisi per capire la dinamica esatta di quanto accaduto, ma intanto vediamo la prima ricostruzione. Una carambola mortale che non ha lasciato scampo ad un uomo di 53 anni, la cui unica sventura è stata trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato, vale a dire su un marciapiede di Via della Pietra, la periferia ovest di Bologna, quartiere Borgo Panigale. Intorno alle 13.30 l'uomo si trovava appunto sul marciapiede fermo a chiacchierare con un amico quando un'auto proveniente da Via Togliatti, diretta verso la Via Emilia, ha perso il controllo, forse per la velocità eccessiva, e ha innescato la carambola mortale. Ha colpito altre due automobili, i cui conducenti non hanno riportato particolari conseguenze, ma ha anche investito violentemente il 53enne sul marciapiede, mentre stava chiacchierando con un amico. Il malcapitato è stato sbalzato ed è apparso subito in gravi condizioni ai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti dalla legge. Ancora cronaca, un controllore di Tipper è stato circondato e minacciato con un coccio di bottiglia da un gruppo di nigeriani a cui era stato chiesto di esibire i biglietti del viaggio. La polizia è intervenuta sul posto, ha arrestato uno dei quattro trovato in possesso di stupefacenti. L'uomo ha anche precedenti specifici, è successo ieri mattina in via Saffi a bordo di un autobus della linea 13. Sentiamo Riccardo Borsari. Ha chiesto di esibire i biglietti di viaggio a un gruppo di stranieri, ma questi lo hanno circondato nel tentativo di intimorirlo e uno di loro lo ha minacciato brandendo un coccio di bottiglia. L'addetto di Tipper è riuscito ad allertare la polizia e una pattuglia della Volante è arrivata sul posto e ha fermato l'autobus della linea 13. L'episodio è avvenuto ieri mattina verso le 11 in via Saffi. Gli agenti hanno controllato i quattro nigeriani e l'individuo che aveva minacciato il controllore è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e 2 di marijuana già suddivisi in involucri per lo spaccio. Per questo è stato arrestato. Si tratta di un 22enne con precedenti alle spalle. Un altro nigeriano è stato denunciato per false attestazioni perché aveva fornito un nome falso durante il controllo. Anche quest'ultimo aveva precedenti. Voltiamo pagina, un po' come la tempesta perfetta. Ieri sera un concerto al Parco Nord e la partita della nazionale di calcio hanno mandato in tilt trasporti e viabilità in un'ampia porzione della città di Bologna. Vediamo. Sono arrivate da ogni dove le migliaia di persone che hanno partecipato ieri al concerto dei My Chemical Romance, gruppo rock che ha inaugurato l'edizione 2022 di Bologna Sonic Park a Parco Nord. Ieri fan e i giovani giunti per assistere al concerto fin dal primo pomeriggio hanno affollato le zone attorno a Parco Nord, creando un po' di malumore tra i residenti a causa del parcheggio selvaggio e di un utilizzo non proprio adeguato dei giardini limitrofi. Molti dormienti in auto che poi usavano le aree verdi come latrine o mense, lasciando tutto in strada, commenta il consigliere di quartiere di opposizione Vincenzo Menna. I disagi e gli ingorghi sono aumentati fino alla serata, quando tutta via Stalingrado era affollata di giovani e automobili in coda. Quasi contemporaneamente lo stadio Dall'Ara, come noto, era teatro della partita della nazionale, con i 24.000 presenti che hanno riempito la zona e che al termine si sono sparpagliati sulle strade cittadine. I tassisti hanno lavorato a pieno regime, ma in condizioni di caos e nervosismo. I residenti della zona vicino a Parco Nord potrebbero vedere repliche a breve, visto che il 3 luglio sono attesi i Deep Purple, il 7 luglio gli Iron Maiden e il 9 luglio i Chemical Brothers.
Si svolgeranno domani ai giardini Margherita di Bologna i festeggiamenti in onore dell'arma dei carabinieri, l'arma che compie 208 anni di storia. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su ETV a partire dalle ore 18. Cerimonia in diretta TV sulla nostra emittente per l'Arma dei Carabinieri, che festeggiano 208 anni della loro storia. Le celebrazioni si svolgeranno in piazzale Jacchia, all'interno dei giardini Margherita, con diretta su ETV domani a partire dalle ore 18. L'appuntamento per festeggiare appunto i 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri comincerà con lo schieramento del reparto di formazione, composto da militari in grande uniforme storica, nonché da una rappresentanza dei comandanti di stazione. Poi seguirà la rievocazione del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, il generale di brigata Davide Angrisani, che terrà un discorso rivolto ai militari e alla cittadinanza. Infine ci sarà la cerimonia di consegna di riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio. Giovedì prossimo iniziano i lavori di ripristino del parapetto del ponte di San Ruffillo. Siamo all'estrema periferia di Bologna. Durante i lavori sarà ristretta la corsia di marcia con conseguenti disagi alla circolazione. Sul problema sono state presentate due interrogazioni nei consigli regionale e comunale. Giovedì 9 giugno prendono il via i lavori di ripristino del parapetto del ponte di San Ruffillo. Durante i lavori, che proseguiranno fino al 18 giugno, sarà occupata la corsia direzione centro e verrà istituito un senso unico alternato regolato da semafori che saranno coordinati con l'impianto semaforico di via del Dazio all'incrocio con via Toscana. Con l'obiettivo di ridurre al massimo le code e i disagi, verrà segnalato un percorso alternativo in direzione Bologna, riservato ai veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, che percorrerà le vie Valle Verde e via Madre Teresa di Calcutta, per poi proseguire sul tratto di nuova variante della Futa fino a via del Dazio. Per l'avvio del cantiere, evidenzia una nota del Comune, si è attesa la chiusura delle scuole per limitare i disagi alla mobilità tra Pianoro e Bologna. Sui lavori previsti interviene Valentina Castaldini, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, che ha presentato un'interrogazione in regione per chiedere l'apertura a doppio senso di circolazione del tratto già realizzato del nodo di Rastignano per decongestionare il traffico. Un'altra interrogazione con la stessa richiesta è stata presentata in consiglio comunale da Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia. Ricordiamo sempre in questo contesto che domani, ma ne abbiamo parlato ieri nel telegiornale, cominciano i lavori in via De Carbonesi, quindi con la chiusura totale dell'importante arteria del centro cittadino, ma appunto tutte le informazioni vi rimandiamo al nostro sito www.e-tv.it, dove trovate il servizio di ieri. Si tengono invece in questi giorni le manifestazioni legate allo storico carnevale di San Giovanni in Persiceto, che ha preso il via ieri e che oggi è proseguito alla presenza di migliaia di persone nel comune della pianura bolognese. Il sindaco Pellegatti ha annunciato che è stata fatta richiesta di includere il carnevale nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Vediamo. 148esima edizione del Carnevale di San Giovanni, una tradizione che non poteva mancare, una tradizione che va avanti anche nei prossimi giorni. Assolutamente sì, dopo il periodo Covid finalmente torniamo in piazza con tanta voglia di tornare a festeggiare il Carnevale. Siamo fuori dalla data, però ci vedo tanto entusiasmo, tanta voglia di uscire da casa e festeggiare. Quindi ci aspettiamo un grande evento e non dimentichiamo ciò che sarà lunedì sera a seguire, il famoso processo del lunedì. Cioè, in sostanza, quando ci sono state premiazioni, poi si va anche a discutere con i giudici per capire se hanno premiato correttamente le motivazioni per cui non hanno, o viceversa non abbiano premiato. Insomma, un bel momento di confronto, di gioia e di felicità. Ecco, in giro per il centro cittadino ci sono dei QR code, ci spiega che cosa significano? Sì, il carnevale non si completa con il processo del 6, cioè di lunedì prossimo, giugno, 6 giugno, ma si continuerà poi con un strascico che si svilupperà fino a fine mese. Infatti il 26 di giugno inaugureremo la prima linea metropolitana numero 1 legata al carnevale, quindi c'è un percorso su tutto il nostro territorio che richiama il carnevale. In sostanza qui ci sono tante costruzioni, tante maschere distribuite sul territorio e quindi si fa un percorso storico del carnevale guardando queste costruzioni che sono fatte negli anni. È veramente una totale immersione del paese nel carnevale. Ecco, vorrei aggiungere anche un'altra cosa importante. Ci siamo trovati qualche settimana fa a Fano perché stiamo candidando 9 carnevali di d'Italia
cui San Giovanni, Cento, Fano e così a seguire, quale patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO. Quindi, Sindaco, il Carnevale per San Giovanni in Persiceto rappresenta una tradizione, ma non solo. No, guardi, più che spendere tante parole posso dire il Carnevale di San Giovanni siamo noi. Allora, Luca Carretti, uno dei progettisti dei 10 carri del Carnevale di San Giovanni in Persiceto, quanto tempo ci vuole per preparare, per allestire appunto il carro? Per quanto ci riguarda, che siamo un po' lenti, 9 mesi, come un parto praticamente, e lo viviamo veramente così. Solitamente cominciamo verso giugno, sono 5 mesi di progettazione, 4 mesi di costruzione. Però comunque arriviamo in ritardo l'ultima notte, come la tradizione. Siete tutti volontari? Tutti volontari, è una macchina in complesso da tenere unta, diciamo, quindi ci pensiamo noi stessi a tenere alimentata la società, ecco. Ne abbiamo parlato poco fa, la partita della Nazionale di Calcio allo Stadio Dall'Ara ieri sera, appunto a Bologna, contro la Germania, nell'esordio in Nations League, è finita con un pareggio 1-1, quasi 24.000 i presenti allo stadio che hanno assistito ad un'Italia giovane con un protagonista inaspettato, il servizio di Luca Pinkerle. Le premesse non erano delle migliori, ma i 23.754 presenti al Dall'Ara ieri sera hanno vissuto un pareggio che ha tutti gli elementi per rappresentare una rinascita azzurra. 10 undicesimi della squadra cambiati rispetto alla finalissima persa contro l'Argentina e uno spirito giovane, forse acerbo ed inesperto, ma che non ha fatto mancare il talento alla prima di Nations League. Dopo qualche fischio nell'inno tedesco, coperto poi dagli applausi di Bologna, esplosi in boato alla fine dell'inno azzurro, l'Italia ha giocato con equilibrio contro una Germania tecnica ma un po' macchinosa sotto porta. Il palo di Scamacca ha smosso le prime emozioni, supportate da un tifo pulito, assordante e costante per tutta la gara. 800 i tedeschi allo stadio che hanno visto il Mannschaft passare in svantaggio con una grossa sorpresa. Dopo soli 4 minuti dal proprio ingresso in campo è stato infatti al 70esimo il talentino dello Zurigo Wilfried Gnonto, classe 2003, a mandare in estasi il Dall'Ara. 1,70 m di pura velocità, assist al bacio per Pellegrini e una gioia che dura però soltanto 3 minuti quando Kimmich appoggia da due passi dopo diverse deviazioni in area. Un punto conquistato che soddisfa comunque Mancini nella sua Bologna per far ripartire un'Italia che ha bisogno di tempo e un po' di fiducia. Cambiamo argomento. Dal 7 giugno, tutti i martedì sera al Centro Sportivo Vasco de Gama a Bologna, torna il disco roller. Sentiamo, per capire di che cosa si tratta, Silvia Sabadini, referente del settore pattinaggio della Polisportiva Lame. Silvia Sabadini, anche quest'anno il disco roller è inserito nel cartellone di Bè Bologna Estate. Tutti i martedì sera si potrà pattinare, tutta l'organizzazione di Polisportiva Lame. Siamo al centro sportivo Pattinodromo Vasco de Gama e qui per tutti i martedì del mese di giugno, luglio e poi torneremo dopo una breve pausa 30 agosto e 6 settembre, si potrà pattinare liberamente. Chi è munito di pattini li potrà portare, altrimenti noi noleggiamo anche l'attrezzatura per chi ne fosse sprovvisto e punto ristoro, divertimento, amicizia, musica, anche esibizioni dei nostri atleti. Insomma, un modo un po' diverso per trascorrere una serata all'aria aperta. Anche perché non ci sono tanti spazi per pattinare a Bologna. Sì, infatti, questa è una iniziativa che può proprio accontentare tutte le persone che spesso chiedono ma dove si può pattinare liberamente a Bologna, e spesso le polisportive, avendo grandi responsabilità, non possono aprire i loro centri al pubblico. Ecco che quindi è un'occasione da cogliere al volo. Ma ci sono anche tipo i maestri della polisportiva, se qualcuno ha bisogno di un consiglio? Esatto, se qualcuno è proprio un principiante, troverà allenatori qualificati per muovere i suoi primi passi sui pattini. West River ASD, la nuova società sportiva nata nel territorio di Calderara di Reno, ha organizzato il primo trofeo Baskin sul Reno. Si tratta del basket inclusivo, una disciplina che è appunto appena nata, all'insegna dell'inclusione e dello sport, con l'obiettivo di abbattere qualsiasi tipo di barriera. Sentiamo ancora Luca Pinkerle. West River con il Baskin a Calderara di Reno, che progetto è e su che cosa vi focalizzate?
West River nasce come, con l'idea di dare una realtà territoriale, quindi ci riconosciamo nella zona ovest di Bologna, nello specifico oggi Calderara, ma non solo, e con l'idea di dare un senso allo sport e l'inclusione, quindi riuscire a racchiudere in qualsiasi disciplina quello che è per noi il concetto di sport con tutto l'inclusività, quindi dare la possibilità a qualsiasi tipologia di abilità di potersi medesimare con lo sport. È il binomio più bello che possa esistere, per questo ci siamo, perché favorire l'inclusione, divertirsi all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme, secondo noi è un valore aggiunto e sosteniamo iniziative come questa che ci inorgogliscono. Dovevamo partire da qualcosa come West River, non era facile scegliere da che sport iniziare rispetto a tutto quello che ha raccontato Andrea. Abbiamo pensato al basket per il filo infinito che ci lega alla pallacanestro. Il basket è un mondo meraviglioso, stiamo cominciando col nostro progetto, speriamo ovviamente di partire oggi con questa giornata, ma di andare avanti e di incontrare sempre più persone. Non neghiamo che chiunque voglia essere insieme a noi e farci compagnia in questa avventura è assolutamente ben voluto. Abbiamo iniziato già a fare qualche allenamento come West River sezione Baskin e speriamo veramente che questo progetto possa avere lunga durata e diventare veramente un punto di riferimento nel territorio di Calderara di Reno e non solo. C'è un regolamento che stabilisce anche l'etica del Baskin e fa sì proprio che concetti come inclusione, progettazione per tutti vengano veramente realizzati. Il fatto che si adatta per esempio il campo, oltre ai due canestri tradizionali del basket abbiamo i due canestri trasversali al campo dove ci sono le aree laterali in cui sostano i giocatori che hanno proprio la caratteristica della vita del tiro, i classici pivot. Quando ci è stata proposta abbiamo aderito subito come Avis e Aidio Terre d'Acqua, che lavoriamo sostanzialmente insieme. È stato un piacere collaborare con i ragazzi di questa neonata associazione e ci sarà un futuro in questo, perché credo che lo sport, oltre che un divertimento, deve essere anche inclusivo, deve coinvolgere un po' tutti quanti. Quindi qui vedremo giovani ed adulti confrontarsi e abbiamo già fatto altre iniziative di questo tipo. Siamo fiduciosi e speriamo davvero che questo progetto possa diventare inclusivo a tutti gli effetti, sia per quello che significa sia per quello che può dare al territorio. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso del